anche per lei questa esperienza, diciamo, è la prima volta drive-in? No, diciamo è la seconda, perché ha aperto pure nel 97, però negli anni 70 io non c'ero, quindi è solamente sua l'esperienza. Ho saputo che apriva e mi sembra un'iniziativa molto divertente e volevo vedere com'era. Secondo me non ci sono mai stato quando funzionava veramente e volevo vedere come sarebbe stato in quel periodo. Abbandonati, il primo è stato sul tetto del Cinema America o sui muri della città di Roma. Oggi abbiamo scelto il drive-in perché è un posto che è abbandonato da 30 anni e a cui noi vogliamo ridare vita, ed è in realtà una grande risorsa della nostra città che nessuno conosce. Nessuno sa infatti che Roma ospita il più grande drive-in d'Europa e che, costruito nel 56, è stato poi abbandonato ed è rimasto inutilizzato dall'86, ad eccezione di una piccola iniziativa in un'estate del 97. Quindi oggi siamo qui per ridare vita e soprattutto riportare colore in questo bellissimo posto che da troppo tempo è ormai abbandonato.